È stata la notte della Traviata degli Specchi all'Anfiteatro Romano che per l'occasione si è vestito da Scala. La Traviata è l'opera più rappresentata al mondo, la Traviata degli Specchi di Svoboda ne è un esempio molto particolare e molto accattivante, è realizzato in questo ambiente che di per conto suo è emozionante, ci rende veramente una bellezza bellissima e devo dire che i cantanti sono tutti molto bravi, la Irina Dubrovskaya è veramente deliziosa. Si tratta dell'evento di punta della prima edizione dell'Arezzo Raro Festival. Finalmente abbiamo portato qualcosa che ha un significato e che dà un significato anche a tutto il Raro Festival, a tutta la manifestazione. Sono state 11 serate importanti, 11 serate in cui abbiamo, come dire, collezionato eventi su eventi, dimostrando che questa città sa e può crescere in un settore particolare che è il settore della musica. A dirigere la filarmonica Gioacchino Rossini, il maestro Donato Renzetti. Come sempre la prima volta non si sa mai se il risultato è ottimale, devo dire che la coreografia, la scenografia è splendida, l'esecuzione è ottima, sono contento e andiamo avanti, per la musica vince sempre.